passo verso la mobilità sostenibile, un ulteriore invito a utilizzare il trasporto pubblico? Sì, un parcheggio molto importante, perché è di interscambio, che è la politica che stiamo molto adottando, i parcheggi vicino alle stazioni della SEPSA, della metropolitana, così come abbiamo fatto col Frullone, oggi qua a Pianura. Importante, perché sono circa 240 posti, le tariffe sono buone, fino al 30 settembre è gratuito, poi abbiamo tariffe molto basse che incentivano molto all'uso del trasporto pubblico e poi un lavoro di squadra. Voglio ringraziare ovviamente l'amministrazione comunale, la municipalità, ringraziare la ditta, insomma un lavoro difficile, devo dire. L'iter è stato lungo perché sono finanziamenti lontani, ma con questa amministrazione, con il lavoro di tutti, anche con i consiglieri del territorio, abbiamo i lavori sono finiti poi in tempi record, in un anno il parcheggio è stato realizzato. Come risponde alle dichiarazioni dell'ex assessore Realfonso? No, riguarda al futuro, basta, quella è archeologia politica ormai.